bisogna aver paura oppure no di queste cose che si dicono sulla carne? Io ritengo che il buonsenso sia sempre la giusta cosa. L'eccessivo consumo di tutto fa male, del vino, della carne, di tutto. Dunque, se, come dice un dietologo sulla libertà, sotto il titolone che la carne è cancerogena, su 14 pasti si mangia 3 o 4 volte anche la carne rossa alla settimana, non succede niente e non c'è nessun problema. Poi chi ci crede ci vuole credere, le persone sensate hanno continuato a venire, vengono e ci scherzano su perché sono notizie un po' scandalistiche. Chi invece è più sensibile e magari ha paura, ma era già predisposto ad aver paura, perché c'è gente che ha fumato 6 pacchetti di sigarette al giorno e non è morta, c'è chi si cura è morto. Dunque, se ci fosse un medico che dicesse non mangiamo più salame e non moriamo più, nessuno vende più salame perché non siamo scemi. Però queste notizie sono un po' delle notizie fasulle. Viva la ciccia!